Forse un giorno questo momento passerà alla storia. Poverata, ogni volta, capito cosa fare su questo volo, sarà interessantissimo. In un mio recente video ho detto che uno dei consigli per poter risparmiare è non prendere mai il posto assegnato, ma se si viaggia in coppia di salire sempre per ultimi, in modo tale che facendo tutto il corridoio, se ci sono dei posti vuoti, ci si ficca. Alla fine ce l'abbiamo fatta, perché a fianco a me c'era un signore che aveva la moglie di fianco a Chiara. Abbiamo scambiato i posti, è stato lui a propormelo. Non va. Arrivi e va. Iniziamo bene. Iniziamo malissimo, Come al saluto. Scusi, stasera la... Rapidissimo home tour, in realtà è un buco la stanza, siamo in 4 stelle, carino il fatto che ci abbiano messo lo spumante, vediamo il bagno se è meritevole, non abbiamo le ciabatte, noi siamo senza ciabatte. Perdona, te puoi dopo dire dos da zapatillas en la 404? Vale, gracias. Ci cambiamo e andiamo alla carboneria dove c'è lo spettacolo di... dovrebbe essere che tipo di... Flamenco, mi confondo sempre col tango, spettacolo di flamenco che è gratuito, è uno dei pochi posti dove lo spettacolo è rimasto gratuito. Dovremmo trovare un posto dove sederci, che credo che prima o poi faranno un ballo di flamenco. La gente di tutto il mondo viene a visitare la città di Sevilla, viene a ver la girarda e luego hay que venir a la carboneria a ver su flamenco. Solo hay un flamenco, se puede hacer un día mejor, otro día peor, pero solo hay un flamenco. Y en esta casa se hace un flamenco puro. Y a mi mesa compito, essendo già venuta a Siviglia, di fare il plan. La prima sera ha azzeccato la grandissima. A che ora l'ha svegliata mamma? 8:30. Alle 10 abbiamo la prenotazione all'Alcazar, 10:30, mi corregge Chiara, quindi adesso ci appropinquiamo. E Chiara dice che è qualcosa di pazzesco, vedremo. Quando vedo questi tavolini, queste insegne qui, cioè per me è proprio Spagna, è incredibile. Abbiamo notato l'ingegno di questa cosa, cioè... È cortatissimo. Ma Tom, cioè... ti fai il bagno dentro. Vabbè. Per fare delle ali tipo i cani. Sì. No, la pozzanghera no, però che schifo, dai. A pochi passi dal Real Alcazar c'è la cattedrale di Siviglia, che è pazzesca. Es mucho. Pero es un paseo muy bueno. Lo sé. 35-40 minuti. No, grazie. No, grazie. 45. E che andiamo a rubare i soldi? Posto che Chiara ha prenotato è chiuso. Ma hai prenotato dove? Dice aperto, ma un minuto dice, ma non sarà questo,
Questa è la trastienda del Reconsiglio. Non è il Reconsiglio. Tutta la gente che ha prenotato, che sta aspettando loro, che si stanno fumando tranquillamente una sigaretta. È l'apertura della... Attiene proprio a luna preciso. Che bellezza, questa è la vita, questa. Tutti fuori a mangiare, c'è questo proprio rilassatezza che è tipica di queste città della Spagna. Da qui si vede veramente tutto. E ci sono queste opere, ognuna dedicata alle città spagnole, quindi i capoluoghi, le Badajoz, Barcelona. ¿Qué me está perdiendo todo por hacer una foto? Porque no te voy a tomar a la lógica. Volevamo comprare due ticket per la barchina, ma a quanto pare qua la carta è inutilizzabile. Ce l'ho fatta. Cash. Mi sono allontanato di un botto dalla Plaza de España, quindi adesso prendo, guardate cosa, proprio Milano style, monopattino. Arrivato si possono solo lasciare, non è come in Italia, solo qui si possono lasciare, quindi mi sono un po' allontanato. L'ingresso di Plaza de España è lì. Ora sì, grazie. Ora sì. Madonna. Lo so. Non ho fatto un figurone ai remi, però che spettacolo, mamma mia, che spettacolo. Abbiamo provato anche queste biciclette, ora obiettivo arrivare a Las Heras de Sevilla. Fila è pazzesca, penso che torneremo domani, arriva fin di giù. Acquistati i biglietti, entreremo di notte. È tutto illuminato. Speriamo. Saliremo quando è tutto illuminato, abbiamo visto un po' di foto e video, dovrebbe essere molto molto figo. Pausa, tapas. Per quest'ora abbiamo un caffè con lei, ci ha rispetto. Grande. Altra pausetta in un posto storico. Bar Blanco Serio. Letteralmente stretti, ma tanta roba. Praticamente messo il conto su quel gesto sul banco. Vorremmo cenare qui, l'abbiamo trovato su Google. Un'ora fa stavamo mangiando, stiamo rimangiando. Anche se non è tipica di qui, ma di Valencia. Sì, una paella ci voleva proprio. Il mood che piace a te. Oggi abbiamo camminato 18 km, 25.000 passi. Stiamo andando alla Casa de Pilatos, che è uno dei palazzi più storici di Siviglia. Meglio la domenica a Siviglia o a Milano? Totalmente Siviglia, totale. Ma pure a Milano ci sono i bambini che giocano a City Life. Non è uguale? No. Non è lo stesso mood? No. Ci sono tutti i lavori, a chi vive un perito, a chi vive un professore, e poi a chi vive uno che vuole capare. Abbiamo preso una calamita. Abbiamo notato la leggera tendenza qui a non fare gli scontrini. Questa canzone, se non erro, voglio dire una cazzata, è una delle canzoni che la Spagna ha portato all'Eurovision. Ora controllo, vado su Shazam, aspetta. Che memoria! I posti tipici per mangiare che dovevamo provare, più o meno li abbiamo provati, l'avete visto.
oggi torniamo in un posto che per noi è casa, Sien Montaditos. L'inflazione ha colpito pure Sien Montaditos, non c'è più l'offerta della domenica come un tempo. Abbiamo speso 14 euro, tutto ciò sarebbe costato 7 euro, o comunque di mercoledì ancora costa 7 euro. Ora prendiamo le bici, direzione Barri de Triana. Stiamo facendo tutto il lato del fiume. Allora, abbiamo attraversato tutto il lato del fiume in bici. Bellissimo, mood incredibile, sole, aria fresca, pista ciclabile perfetta, gente che passeggia, gente con la musica, gente sdraiata vicino al fiume. Non sembra di essere a gennaio, insomma. Questo è il mood della Spagna. Questo è il mood della Spagna. Adesso arriva la parte più noiosa, quando bisogna prendere il bagaglio, prendere il mezzo per andare in aeroporto. È anche la parte più triste di un viaggio, quindi c'è poco da raccontare. Se vi è piaciuto questo vlog, iscrivetevi al canale. Se non vi è piaciuto, sostenetemi, che ho 2000 follower.